Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qua è Megozzo, bentornati sul mio canale in questo nuovo video. E quest'oggi indovinate chi torna con un nuovo video? Proprio lui, Ronaldo Junior, che adesso andremo a vedere insieme. Attenzione, perché vi dico che Ronaldo Junior oggi l'ha fatta talmente grossa, non so cosa andrà a combinare, andiamo a vedere. L'ha fatta talmente grossa che Cristiano Ronaldo e sua madre, a fronte di alcuni nervosismi personali, lo scaricheranno su Ronaldo Junior. Finora Ronaldo Junior ha sempre avuto punizioni eccetera eccetera per le cagate che faceva, però questa volta sembra che le cose andranno in una maniera molto diversa, per cui vi invito a non perdere il video, a vederlo fino alla fine, vedere Ronaldo Junior in che razza di posto arriva. Già ragazzi, la vedo un po' dura per lui. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, pensare nel video che trovate qui e in descrizione, basta cercare @ArealAntony e vi saluto tutti quanti a fine video. Io, quindi, mi raccomando, mettimi a seguire. Allora ragazzi, voi non avete benvenuto, non avete l'idea da dove venga Ronaldo Junior, non ci avete proprio. Già, perché da quanto mi ha detto, ha preso parte dei soldi di Cristiano Ronaldo per comprarsi questa fantastica Ford Mustang. Papà, schiere, apri, non andare a papà a fare il bordello. Wow! Oddio, ma che sta succedendo? Wow. Ma non chiudere, Ronaldo Junior, chiudere la portella. Perché sospettate tutte le auto? Oh ragazzi, che cavolo sta succedendo? Papà? Aspetta pure le guardie. Aspetta. Le auto, ho detto papà che le avrebbe portate tutte dal carrozziere per fare il check annuale di tutte le auto. Ecco perché le auto non ci sono. Però questo non spiega perché non c'è papà da nessuna parte. Volevo fargli vedere la nostra Ford Mustang che abbiamo comprato con i suoi soldi. In effetti, quando me ne sono andato, la mamma stava litigando con papà perché pensava che papà fosse andato con un'altra donna, ma in realtà non è andato con nessuna donna perché c'ero io appresso. Tanto era un'amica che Cristiano ha salutato e ci siamo presi un aperitivo. Però mi piace vederli litigare, quindi li lascio lì alle loro cose. Piuttosto ragazzi, non mi hanno visto, non mi hanno sentito, adesso fare un'entrata dinamica con la nuovissima Ford Mustang di Ronaldo Junior, che l'ho presa coi soldi di papà. Simon dovrebbe finire in galera perché ci vende auto che non possiamo guidare. Cioè Ronaldo Junior è a tutti gli effetti un criminale. Vabbè, lasciamo stare, dopo essere entrato nella gang con Snoop Dogg e Fedez e tutti gli altri non ne parliamo. Allora ragazzi, da notare la targa Esghere che ha messo Ronaldo Junior, non ho parole manco io. Allora, adesso serve un'entrata dinamica nel giardino che solo noi possiamo fare. Prevedo danni per Ronaldo Junior, seri danni Ronaldo Junior, prevedo che saranno veramente cavoli per te. Mio Dio, lo sta per fare, oddio, ha messo la mamma sotto, oh cazzo. Oddio, ho messo la mamma, va tutto bene? Oh porca miseria, Ronaldo Junior, che cazzo hai fatto? Hai messo la mamma sotto. Ok, qualcosa mi dice che sono cazzi. Ronaldo Junior, hai messo tua madre sotto, l'hai investita con la macchina. Devi fare un'entrata dinamica, non mettere sotto tua madre. Le mie intenzioni, ti ho detto scusa, ho messo sotto la mamma, non volevo farlo, ho fatto una cagata. Da dove sto uscendo? Ah, sì, è giusto, ascolta, parliamone. Ho preso questa macchina con i tuoi soldi, ma ti prego non ti incazzare. Oddio. Ok ragazzi, il nostro padre è incazzato nero come una cazzo di bestia. Porca miseria. Devo andare a vedere la mamma. Papà, ma scusami, la mamma sta giù. E lei, ma ti vuoi andare a vedere questa la mamma? Mamma, scusa. Oddio, aia, che botta. Mamma, scusa se ti ho messo sotto e non l'ho fatta apposta. Aia, papà, lascia stare. La mamma non si sente bene, ma porca miseria. Vuoi fare a botte? Oh, questa cosa non mi va bene. Adesso ti faccio vedere un super nuovo colpo segreto che ho inventato proprio in questo momento. Colpo segreto invece è sempre lo stesso. Oddio. Aia. Basta, ti butto a terra. Boom. Ora che da quando sono in una gang non c'è niente da fare contro di me. Sono cazzuto, sono forte. Mi chiamo Ronaldo Giulio. Prendi botte, prendi mazzate. Ok, qualcosa dice che Cristiano Ronaldo si sta veramente seccando. Lo sto vedendo dalle strette. Madonna, manco un colpo. Aia. Papà, però quelle Jordan 1 per Off-White per fare ammazzate, io direi proprio di non sporcarle, ma proprio per live tu non te ne intendi. Aia. Mamma, papà mi sta picchiando. Mamma, stai bene? Mamma, ti prego, difendimi. Mi difendi? Dai, alzati, mamma, per favore. Aia. Papà, hai fatto male alla mamma. La mamma non mi ha difeso. Ha detto a Ronaldo di alzare le mani. Abbiamo sposato l'auto lì. E
Giorgina mi sta dicendo che i miei comportamenti hanno veramente superato il limite. Papà sta dicendo che siamo dei pezzi. Allora, praticamente Giorgina ci sta facendo la morale, papà sta sparando parolacce al motore, sta bestemmiando, sta dicendo pezzo di merda, infame, basta. La mamma sta dicendo che non può più tollerare questi comportamenti e che per poco non moriva per colpa nostra. Infatti adesso dice che deve andare in ospedale per vedere se è tutto a posto, perché le fa male alla schiena, e dice che ci deve mandare in un riformatorio. Papà dice che siamo dei pezzi. Oh, cosa? Riformatorio? Ma che te sei fumata, zia? Un cannone? Papà, in effetti stai dicendo che non è una cattiva idea. Sì, certo. E voi credete che mi faccia prendere in consegna per andare in riformatorio? Allora, fatemi capire, o questi sono tre gemelli, oppure hanno fatto una plastica additiva per essere uguali. Sono più gemelli, dai. Scusi, sei gemello? Sì, sono gemelli, ragazzi. Ok, siamo nella cacca. Papà vuole che andiamo in un riformatorio, la mamma anche. Non possiamo scappare, abbiamo tre guardie dell'FBI dietro che prendono e ci sparano alla nuca. Ok, ragazzi, questa volta Ronaldo Junior, per fare il buffone con quella macchina, che tra l'altro papà sta dicendo che è permesso, ci siamo autorizzati a comprare quella macchina e tutte le altre, perché oddio, sa tutto, ragazzi. Nostro padre sa tutto. Oh, mamma. Ok, siamo nella merda. Ronaldo Junior, ragazzi, salutate tutti Ronaldo Junior, perché adesso andrei in riformatorio. Sei contento? Io scapperei Ronaldo Junior. Non so tu cosa faresti, però non ti conviene molto con le guardie dell'FBI là dietro. Bene, ci vediamo direttamente in riformatorio allora a sto punto. Stalia non mi piace per niente. Siamo arrivati, diciamo, non è un carcere minorile, è tipo un riformatorio che è praticamente accanto alla prigione. Non so se ne siete mai resi conto, però sono staccati da due complessi diversi. Papà ci sta intimando di entrare là dentro prima che ci crepa di mazzate. La mamma è completamente in silenzio, senza proferir parola. E sì, ho capito, stai calmo, ora entro. Vabbè, sì, buttati anche a terra, mamma mia. Oh, entriamo in sto posto di me. Voi mi raggiungete dall'altra parte, vero? Ora tipo scappano in Messico, vanno a farsi le peggio vacanze, infami, senza di me. Oh, ok. Il signore ci sta dando il benvenuto. Sta dicendo di non combinare guai e usciremo il prima possibile. Sì, sono Ronaldo Junior. È possibile avere un caffè della Starbucks? Vorrei averlo anche io. Il signore sta dicendo che qui decidono loro cosa si fa. Ah, grazie, sicuro? Allora, dice che non possiamo avere tutto quello che vogliamo perché siamo in un riformatorio. Dove pensi di stare? Oh, ma va a cagare. Vabbè, sì, salve. Dovrebbe esserci la mamma e il papà. Mamma, voglio andarmene, aiuto, voglio andarmene. Oh, oddio. Ok, penso che dobbiamo abituarci a quest'idea. La mamma sta dicendo, aspettate, la mamma sta dicendo che se ci comportiamo bene usciamo presto. Papà invece è cazzato nero, forse hanno già i loro problemi. Ronaldo Junior, non dovevi ficcarti nei loro problemi, che già erano nervosi di loro. E vabbè. E ragazzi, a quanto pare dovremo stare qui un po' di tempo, non so quanto tempo. Mi posso fare un caffè almeno? Ah, giusto, non c'ho soldi. Niente, ragazzi, le cose adesso in poi andranno così. Speriamo possiamo uscire prima. Il buco dove passeremo i nostri giorni. Bene, a quanto pare, oddio, ma qui c'è gente molto più grande di me. Questo come fa ad avere 18 anni? Sembra un barbone. Vabbè, avrà avuto uno sbalzo dalla crescita di ormoni spaventosi. Oddio, questi qui assomigliano ai miei amici, però sono un po' diversi. Se non sbaglio, questi sono due ragazzi con cui facciamo una partita. Questo assomiglia molto a Francis e questo assomiglia molto al ragazzo con cui è stato fidanzato Ronaldo Junior ed era gay. Vabbè, lasciamo stare. Vedete, qui ci sono tutti minori di 18 anni. Questi sembrano tutti skater. Oddio, ma che cavolo è successo qui? Sì, mi sta chiamando la guardia. Sì, mi dica. La cella nostra, dov'è? Tranquillo. Dice stare tranquillo, ma questo è messicano. Sì, scusi, parlo con questo americano. Mi scusi, dov'è la mia cella? Dice che è al piano di sopra e possono scegliere quella che ci piace di più. Oh, questa è più gentile, questa guardia. Dicevo che queste due siano di questi due ragazzi qua e questa qui sia di questo qui. E, insomma, al piano di sopra da solo devo stare, perché immagino che questa sia di questa qui. Niente, ragazzi, ci tocca stare in questo buco di cesso, che tra l'altro sopra è vuoto, non c'è nessuno. Che schifo, c'è solo una guardia in cui parlare. Vabbè, tanto vale. Posso scappare, ma mi fulminerebbero. La guardia mi sta già intimando di tornare dentro. Quel ragazzo qui giù mi sta dicendo di stare tranquillo, che lui è finito tante volte dentro e che dice di stare tranquillo. Oh, grazie, fratello. Grazie.
righteous. Grazie, grazie. Hi. La guardia mi sta dicendo di tornare dentro, se no ci saranno problemi per noi, perché bisogna rispettare il regolamento. Sì, ho capito, ho capito. Ragazzi, a quanto pare inizia una noia per Ronaldo Junior. Direi, il letto ce l'abbiamo, il cesto ce l'abbiamo, che altro ci serve? Niente, direi. Quindi, se questo video, ragazzi, vi è piaciuto e che è stato un tassone importante della vita di Ronaldo Junior, magari adesso si raddrizzerà un po', vedremo, vi invito a mettere un bel mi piace, un commentone, ovviamente iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video di GTA e Fortnite. Salutare gli ultimi di voi su Instagram, saluto Fabio BMX, Alessandro Calce, Leto Morena, Chiara Franze e Samuele D'Alfonso. Questi sono gli ultimi 5 che ho salutato seguendo le notifiche di Instagram, per cui anche Ronaldo Junior, che ovviamente non abbiamo il telefono perché non ci è concesso questo lusso, però vi invitiamo a seguirci tutti quanti su Instagram, che trovate qui in descrizione. Mi raccomando, venitemi a seguire, così verrete salutati in tutti i prossimi video, per cui mi raccomando, passateci. Beh, direi che, ragazzi, ci sentiremo tra un bel po' con Ronaldo Junior, perché non credo vogliate vedere la sua vita in carcere, fatemelo sapere, non lo so. Quindi per questo video è tutto, qua ci sentiamo prossimamente, spero ci sentiamo prossimamente. Per questo video è tutto, ragazzi, come Gozzo, Ronaldo Junior in carcere, e ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!